Buonasera. Va molto di moda in televisione unire la parola viaggio con il concetto di crisi. Viaggio nella crisi di un paese, viaggio nella crisi dell'uomo, della donna e chi più ne ha più ne metta. Questa sera noi parleremo di un viaggio vero, autentico, emozionante. Si tratta di una spedizione fra i ghiacci immensi dell'Alaska, dove l'uomo torna ad essere un piccolo grande eroe della natura. Di questa spedizione faceva parte un nostro collega Paolo Giani, che voi certamente conoscete, assieme agli ospiti di questa sera, il professor Mazzetti, docente, l'onorevole Melandri e lo scrittore Quilici. Prima di parlare con loro dell'arte del viaggiare, dell'esplorare, noi vogliamo tuffarci subito nell'emozione, nelle immagini davvero esclusive e penso mai viste di questo reportage di Paolo Giani. Vediamo subito. Io sono qui principalmente per tre motivi. Il primo è sicuramente per l'ambiente alaskano, per questa terra dalla bellezza indescrivibile, che solo venendo qui ci si può rendere conto di cosa sia l'Alaska. Il secondo motivo è la mia passione per i cani, che io faccio questo sport da 6 anni in Italia, prendo parte un po' a tutte le gare, e qui è sicuramente come andare per un calciatore a giocare una finale dei campionati del mondo in Brasile. Non ultimo motivo, quello dell'avventura, che io sono appassionato fin da sempre. Guarda, in Alaska c'ero già stato in altre occasioni e per me la cosa principale era poter conoscere più da vicino queste realtà eschimesi. E quale mezzo migliore non c'era che venissi con i cani da slitta? A pratico questo sport da diversi anni, mi mancava indubbiamente l'Alaska e finalmente questo grande sogno si è avverato. Può bastare? Certamente no. Poche parole non possono spiegare perché 3 ragazzi hanno deciso, per più di un mese, di lasciare tutto ciò che di normale rappresentava la loro vita in città per attraversare l'oceano ed andare a sfidare, alla fine dell'inverno, una delle zone più selvagge della Terra guidando una slitta trainata da cani. Passione per uno sport che sa anche essere duro, amore per i cani e soprattutto la voglia di misurarsi con un territorio che profuma di mito, ma che può anche essere fatale. C'è tutto questo, o forse altro. Una specie di fuoco che arde nell'animo e che nessuna situazione estrema, nessuna temperatura al limite, nessun pericolo, vissuto o solo sfiorato, potrà mai spegnere. È così. È sempre stato e sempre sarà per alcuni uomini.
li abbiamo voluti seguire, Maurizio, Mauro e Silvano, fin dalla loro partenza da Fairbanks, la seconda città dell'Alaska che rappresenta, in qualche modo, l'ultima frontiera della civiltà in questo sterminato paese. Fairbanks è al vertice dell'unica zona dell'Alaska dove l'uomo ha costruito strade asfaltate. Più a nord, come a est o a ovest, la maestosa immobilità di una terra unica che l'uomo non ha voluto o potuto ancora conquistare interamente. Da Fairbanks parte la Dalton Highway, una interminabile strada sterrata che punta dritta verso il nord, costeggiando il lungo oleodotto che collega l'Oceano Artico e i suoi immensi giacimenti petroliferi con la città di Valdez, all'estremità meridionale dell'Alaska. La Dalton Highway ci sarebbe servita per oltrepassare la grande zona centrale che gravita attorno al bacino del fiume Yukon e raggiungere la base del Brooks Range, la massiccia catena montuosa che chiude a nord gran parte dell'Alaska, quasi proteggendola dai rigori dell'Artico. E alla base del Brooks Range ecco Coldfoot, il piccolo villaggio che sarebbe stato una sorta di campo base della nostra spedizione. Da lì, salutando momentaneamente ogni forma di civiltà, avremmo proseguito con le slitte all'interno del Brooks Range. Maurizio, Mauro e Silvano sulle slitte trainate dai cani, la troupe del TG1 a cavallo di due motoslitte. Il piano prevedeva di raggiungere il villaggio esquimese di Anatuvik Pass, proprio all'altra estremità della catena di Brooks, per poi proseguire verso l'Oceano Artico e arrivare, attraverso l'immensa distesa di permafrost del North Slope, a Prudhoe Bay. In tutto, circa 600 chilometri. Un doppio impegno, quindi, sia per gli uomini che per i cani. Prima, la difficile attraversata di una catena montuosa larga oltre 200 chilometri e totalmente deserta. Poi, l'avanzare in una distesa senza più alcuna protezione dai terribili venti ghiacciati provenienti da nord, una vera e propria anticamera del polo. Il paesaggio dell'Alaska è di una grandiosità incomparabile. Basta contemplarlo una sola volta e ogni altro appare piatto e insipido, diceva all'inizio del secolo Harry Gannett, un geografo americano. Anche se tutti e cinque siamo già stati in Alaska o nello Yukon, ci accorgiamo che questa frase è ben radicata nei nostri cuori fin dalle prime miglia che percorriamo sulla Dalton Highway verso Coldfoot. Incrociamo solo 4 o 5 tracks, i pesanti e veloci autotreni americani che fanno la spola su questa strada dimenticata dal mondo. Oltrepassiamo il circolo polare artico. Ora stiamo entrando veramente nel tetto del mondo e la natura, quella natura, comincia a farci captare il senso della vulnerabilità dell'uomo in terre così selvagge. È notte fonda quando arriviamo a Coldfoot. Sul grande spiazzo, diversi autotreni. I loro guidatori stanno mangiando, oppure dormendo, in quello che è l'ultimo posto di ristoro sulla Dalton Highway prima dell'Oceano Artico. La luce del giorno ci fa capire meglio cosa è in realtà il piccolo villaggio, se così lo possiamo chiamare, che sarà una sorta di campo base per la nostra spedizione. Coldfoot è l'unica presenza umana per centinaia di chilometri lungo la strada sterrata. Nato a Nuova Vita, dove prima c'era una base per la costruzione del grande oleodotto alaskano, ufficialmente i suoi abitanti sono 5, una decina in più se si calcolano i lavoratori stagionali. Sul lato di un grande slargo, una specie di ristorante, un paio di capannoni officina, una pompa per il carburante e le due case dei gestori dei servizi. Sull'altro lato, le camere di un piccolo motel ospitate in un lungo prefabbricato.
Questo è tutto Kollfut, la stazione di ristoro per guidatori di autotreni più a nord del mondo. Poco distante, la pista di un piccolo e poco frequentato aeroporto. Con le guide locali diamo un ultimo sguardo alle dettagliate mappe della zona per decidere il percorso migliore con le slitte. Per le vallate e i fiumi ghiacciati del Brooks Range e per le distese del North Slope ci orienteremo anche grazie all'aiuto di uno strumento satellitare che individua con esattezza le coordinate del punto in cui ci si trova. Prova. Meglio tornare su 350, c'è ancora. È il momento di stipare tutto il materiale nei grandi sacchi che saranno caricati sulle slitte. Indumenti che ci permetteranno di sopportare temperature per noi al limite, tende, cibo e quant'altro potrà servirci nelle 3 settimane programmate per raggiungere l'Oceano Artico. Qualche miglio oltre Kollfut ed ecco, chiamiamolo così, un altro villaggio, Wiseman. Anche qui solo 4 case di numero. Facciamo la conoscenza di Joe Anderson, l'uomo che ci fornirà le mute di cani e le slitte. Joe abita qui con la moglie e 2 bambini e gestisce un piccolo store, una sorta di emporio all'interno del quale il tempo è trascorso solo sul calendario e dove i pochi abitanti di Wiseman possono trovare tutto l'occorrente alle loro necessità. Life is a short, warm moment and death is a long, cold rest. Al piano superiore, l'abitazione degli Anderson. Semplice, funzionale, ritratto perfetto di chi ci vive. Joe chiede i dettagli della nostra spedizione. Come bastano a lui poche parole per comunicare con il mondo, poche parole lo convincono ad avvisare la moglie che anche lui si unirà a noi. Il tragitto lo affascina. I cani sentono la partenza e cominciano ad eccitarsi. Joe indica a Maurizio, Mauro e Silvano quali cani prendere e in che ordine sistemarli davanti alle slitte. Davanti i leader, poi coppie di cani particolarmente affiatati tra loro. Gli esclusi manifestano sonoramente la loro delusione. Ma ora è davvero tutto pronto. Joe Anderson si piazza davanti con la sua slitta. Un breve sguardo d'intesa con i suoi nuovi 3 compagni d'avventura italiani. E l'abbaiare dei cani, che fremono ormai da tempo, a stento trattenuti dai freni delle slitte, viene sovrastato da un ordine secco. Le bardature si tendono improvvisamente, i pattini fendono la neve. Comincia la rincorsa verso un qualcosa che, per i 3 ragazzi trentini, sa di sogno, ma anche di ignoto. La gioia di una esplorazione mi pare solitamente sia la scoperta, ma in questo caso più ancora emozionante è l'impotenza dell'uomo di fronte alla natura che sovrasta tutto. Sbaglio, Paolo? No, non sbaglio assolutamente, hai pronunciato la parola precisa. Impotenza dell'uomo di fronte a questa natura. Noi abbiamo attraversato questa catena montuosa, larga come le Alpi, diciamo, che era lo stato completamente primitivo e selvaggio, cioè come poteva essere 4-5 mila anni fa, senza nessuna traccia di civiltà. Panorami stupendi, una natura meravigliosa, però un senso quasi di panico di fronte a questa natura che dice: io sono qui, guardami come sono bella, ma stai attento. Se non sei preparato, se non sei prudente, se non prendi le tue precauzioni, può finire anche male. Ecco, questo mi offre lo spunto per chiedere all'onorevole Melandri, quanto è importante nella esplorazione l'educazione involontaria alla fine? Beh, molto, direi centrale. È importante sia nel rapporto con questi paesaggi, questi luoghi sconosciuti e forse è ancora più importante nel rapporto con chi abita in questi luoghi, che spesso
sono persone, come abbiamo visto anche in questo filmato, particolari, con cui si stabiliscono rapporti, insomma. Come si vive quando si entra in un altro linguaggio? Incontrare gli altri significa, per esempio, fare i conti con i nostri pregiudizi. Di pregiudizi ne abbiamo tutti, ne abbiamo delle tasche piene, dire che non ne abbiamo è forse più pericoloso che dire ne abbiamo, e il pregiudizio ci accompagna. Significa fare i conti con questi pregiudizi, significa capire fino in fondo che cos'è l'alterità, che cos'è probabilmente l'estraneità, l'essere straniero a qualcosa, a qualcuno. Significa avere la dimensione che un grande filosofo, Heidegger, definiva proprio dello spaesamento, l'essere spaesati, il sentirsi, direi, pronti più al vagabondaggio, al vecchio mito romantico del vagabondaggio che del viaggio molto studiato, molto organizzato. Ecco perché l'esperienza del viaggiare è non solo l'esperienza del rischiare, ma l'esperienza del comunicare. I rischi sono molteplici, ne dico due su tutti. Quando si incontra una cultura altra, diversa, il rischio di sopravvalutare la differenza. Un pochino quello che dicevano le vecchie nonne, moglie e moglie dei paesi fuori, là dove tu sopravvaluti la differenza dell'altro, dici l'amore, la moglie e i buoi e la fame, gioco solo quelli di casa mia. Il rischio è sottovalutare la differenza, dire tutto il mondo è paese, quindi più o meno siamo tutti uguali, sono le due dimensioni più rischiose quando si incontrano culture diverse. Dentro questa incredibile esperienza che è l'esperienza del viaggio come rischio, del viaggio come incontro con l'ostacolo. Ecco, viaggio come rischio, qui dici. Penso che per viaggiare bene, non solo per fare un buon film, scrivere un buon libro, entrare, bisogna evitare tutti i rischi. Io l'ho capito nel senso in cui lei l'ha detto, e in quel senso lì è molto bello del vagabondaggio, ma siccome io non ho mai purtroppo vagabondato, per fortuna, ma ho viaggiato per vedere, conoscere, filmare, fotografare, scrivere un diario la sera, riscrivere un articolo di domani mattina, cioè per vedere e captare, trovo che tutto quello che è fatica, rischio, energia sprecata per uno scopo, poniamo sportivo per carità, con tutto il rispetto per chi lo fa, non è una critica, dico però che è molto lontano da me, ecco, io preferisco, se è possibile, poter coprire quella distanza tra i due villaggi in 12 minuti e mezzo con un elicottero, anziché in 12 giorni seguendo i cani. Se poi l'incontro li posso vedere e conoscere, mi interessa anche a me. Allora, a proposito di vagabondo, con un po' di invidia, torniamo al viaggio di Paolo Giani e torniamo alla seconda parte, mi pare, no? Che riguarda... Entriamo nel vivo, la partenza, e vediamo quello che abbiamo trovato andando con le nostre slitte in questi posti. Le slitte si lanciano all'interno del Brooks Range. Le uniche vie praticabili nella catena montuosa sono i laghi e i fiumi ghiacciati, coperti da uno strato di neve. C'è un fiume in particolare che sembra fare al caso nostro. È il North Fork River. Risalendolo verso nord, ci potremo avvicinare al villaggio esquimese di Anatovy Pass, il nostro primo ritorno alla civiltà dopo giorni di natura selvaggia attraverso un territorio totalmente disabitato. Il nostro primo campo è accanto ad una vecchia cabin, una capanna in legno ormai diroccata, residuo dei tempi della corsa all'oro. Anche se porte e finestre sono solo un ricordo, Maurizio, Mauro e Silvano scelgono l'interno della cabin per trovare un po' di riparo e rifocillarsi. Osserviamo interdetti l'abbigliamento di Joe Anderson,
Avrà sulle spalle diversi inverni alascani, d'accordo, ma il freddo dovrà pur sentirlo anche lui. E la sua tenda, in apparenza poco rassicurante, è in realtà molto robusta e soprattutto caldissima, grazie anche alla piccola stufa sistemata all'interno. Lasciarsi trasportare da una slitta con i cani è un'esperienza unica. Nulla divide l'uomo da ciò che lo circonda. Il freddo che punge le guance è presso solo un dettaglio, sovrastato da sensazioni che non fanno rimpiangere la cosiddetta civiltà. Ci si sente grandi, come tutto quello che c'è attorno. Ciò che altrove può sembrare normale, in Alaska sembra impregnarsi di magia. I suoi abitanti la chiamano Grande Terra e definiscono avventura il loro modo di vivere. Il tempo è buono e la temperatura si mantiene su livelli confortevoli per gli uomini. Un po' meno per i cani, abituati ad avanzare con molto più freddo e su un terreno più ghiacciato e più compatto. La neve, molto più soffice per il rialzo della temperatura, crea grossi problemi agli animali, che su un terreno simile cominciano a faticare molto più del normale. Il ritmo rallenta e quello che all'inizio della giornata era un allegro e impaziente scatenarsi tra le bardature delle slitte diviene inesorabilmente un avanzare sempre meno brillante. E quando, oltre alla neve troppo soffice, ci si mettono pure le salite, i mushers devono spingere vigorosamente le slitte per aiutare i cani nel loro lavoro. Ma questo non è il solo problema in agguato. Si chiama overflow, acqua sopra il ghiaccio. L'improvviso rialzo della temperatura anticipa lo scioglimento della stessa crosta di ghiaccio che copre fiumi e laghi. I pericoli dunque aumentano. Ma lo spettacolo e le sensazioni offerti dalla natura d'Alaska quando si scatena, dal viaggiare tra montagne ancora senza nome, nella luce trasparente dell'estremo nord, in una terra unica, dove molti, raccontano i vecchi testualmente, sono venuti a cercare la loro anima, sono difficilmente uguagliabili. I cani cominciano ad essere stremati e le soste per farli riposare si ripetono troppo spesso. Ben presto ci rendiamo conto che la media delle miglia percorse giornalmente è largamente al di sotto di quanto previsto alla partenza. Ma nessuno poteva prevedere un simile rialzo della temperatura durante il giorno, con tutto ciò che questo comporta sullo stato della neve e del ghiaccio. Uno dei cani di Mauro, addirittura, deve essere trasportato ormai al limite delle forze. Fermarsi e fare il campo, in questi casi, è un obbligo. L'animale ha solo la forza di muovere la coda per le affettuose premure del suo masher. Ok, that's good. Ok. La vita in tutti i nostri campi segue rituali ben precisi. Mentre Joe assicura i cani ad una lunga catena legata agli alberi, ci si prepara ad affrontare la notte e le sue rigide temperature. Un piccolo generatore ricaricherà le batterie della telecamera dell'operatore Giorgio Salomon. Subito le tende. Non appena il sole cala dietro le montagne, si alza un vento gelido e il termometro precipita a 30-40 sotto lo zero. Oltre ai cibi liofilizzati, prepariamo qualcosa che ci faccia ricordare, anche se molto lontanamente, i sapori ai quali siamo abituati.
È ovviamente l'acqua quella di cui possiamo disporre in quantità, ma per sciogliere la neve sui fornelli ci vuole molto tempo. Dopo mangiato si sorseggia qualcosa di caldo, soprattutto tè, mentre qualcuno ne approfitta per tenere aggiornato il suo diario. Naturalmente anche i cani attendono la loro razione. Joe si è portato dietro blocchi congelati di carne macinata, che i cani divorano con evidente soddisfazione. E a ripulire ogni traccia ci pensano subito i piccoli volatili dell'Alaska, che non sono i soli animali che possiamo incontrare. In giro ci sono i lupi, che non attaccano l'uomo, ma non si sa mai. Il fuoco serale, oltre a scaldare il corpo, serve anche a scaldare in qualche modo l'animo, in mezzo ad una terra meravigliosa ma estremamente selvaggia. I cani si godono il loro giusto riposo, mentre si sistemano le ultime cose prima di andare a dormire. Uno dei primi riti di Mauro, dopo il risveglio, è andare a trovare i cani. Nella notte hanno ululato a lungo, sentendo avvicinarsi i lupi, ma Joe, con il suo Winchester, ha fatto buona guardia. I cani sono riposati e pronti a riprendere con vigore la marcia. Ma siamo tutti consapevoli delle grandi difficoltà che abbiamo davanti per lo stato della neve e del ghiaccio. E mentre si smonta il campo, facciamo il punto della nostra posizione con lo strumento satellitare. Durante il giorno stiamo avanzando troppo lentamente. Decidiamo di viaggiare all'alba o la sera, quando il freddo rende la neve e il ghiaccio più compatti e più favorevoli per il lavoro dei cani. C'è solo il sibilo del vento con noi, sovrastato ogni tanto dagli ordini secchi dei mushers e dal rumore delle mute. Avanziamo in una natura che ci dà l'impressione di non potersi svegliare mai più. Questa volta per i cani va molto meglio, un po' meno per noi, alle prese con temperature al limite. È un freddo strano, traditore, che colpisce quasi senza farsi accorgere, senza violenza, ma dagli effetti talvolta devastanti. Ore e ore di viaggio a 40 sotto zero lasciano segni eloquenti sui volti di Silvano, Maurizio e Mauro. Questo è il biglietto da visita dell'Alaska, si fa capire quanto è duro questo paese, a noi poveri cittadini. Anche il viso di Joe, abituato da sempre a tutto ciò che può accadere a queste latitudini, fa capire la durezza della situazione, soprattutto quando decidiamo, per recuperare il tempo perduto, di viaggiare anche di notte. L'oscurità sembra rendere, se mai possibile, tutto ancora più duro. Il freddo taglia il viso come una lama e sembra quasi inarrestabile sul resto del corpo, nonostante tutti gli accorgimenti che un uomo possa adottare. È in queste occasioni che ci si rende conto come certe temperature siano potenzialmente fatali. Ma questa solitudine, buia e ghiacciata, rinsalda il vincolo tra uomini che stanno sfidando un qualcosa immensamente più grande di loro. Ed è davvero grande il sollievo quando, improvvisamente, ci rendiamo conto che siamo finalmente arrivati dall'altra parte della catena di Brooks. In fondo ad una spianata
ecco le luci della prima presenza umana dopo giorni e giorni di un meraviglioso nulla. Il villaggio eschimese di Anatuvik Pass. Abbiamo sentito parlare di solitudine. Quando viaggia, quali sono le sue coordinate? La solitudine, la nostalgia, l'estraneità? Onorevole Melandri. Ma un po' tutto questo. Poi credo che non ci siano regole, non ci sono principi, insomma. Spesso i viaggi poi sono momenti di anche di un po' di scoperta di se stessi, insomma, un po' di mettersi un po' in discussione, un po' in gioco. Ma anche, è anche un po' un viaggio dentro, non solo un viaggio fuori. Sicuramente la dimensione del silenzio nella natura è una dimensione che amo molto. Cioè, nel silenzio della natura ha deciso di mettersi in politica un giorno? No, non credo che sia andata così, no. Certamente non. Devo essere onesta, però è nel silenzio della natura che ogni tanto cerco di disintossicarmi dalla politica. Forse sarà una scoperta, ma il professor Mazzetti, docente all'Università di Roma, ha scritto un libro proprio sul viaggiare, ma con una chiave molto molto particolare. Un viaggiare, un vagabondare, anzi, sulle tracce dell'educazione. Mi sembra una provocazione, in breve. Ma diciamo che in questo libro sono raccolto una serie di articoli scritti di ritorno da una serie di impegni di lavoro in terre molto diverse come il Giappone, la Cina, l'America Latina e così via. L'idea di trovare nel vagabondaggio il filo conduttore dipendeva da un motivo estremamente concreto. Cioè si parla di interculturalità, di multiculturalità, incontri tra i popoli, solidarietà e così via. E quindi l'idea di mettere insieme un pochino queste memorie di viaggio, che erano memorie senza pretese, poi ecco. Non faccio il modesto, mi dica qual è la traccia che ha trovato? Ma la traccia è una cosa che stiamo un pochino dicendo tutti. Penso alla riflessione sul silenzio, che non è l'assenza di voci, ma è la possibilità di ascoltare tutte le voci possibili. Io credo che dentro ognuno di loro il silenzio dell'Alaska ha parlato profondamente, ha permesso a loro di ascoltare forse tutte quelle voci che in altri contesti, forse anche al Parlamento, non si possono ascoltare. Dicono che l'Alaska, scusi se la interrompo, è una terra dove molti uomini sono andati a cercare la loro anima. È una frase che trovo stupenda e verissima. In fondo credo che la traccia sia proprio questa. Ciò che è infinitamente lontano è anche infinitamente vicino. Ciò che è infinitamente grande è anche infinitamente piccolo. E probabilmente ciò di cui noi necessitiamo è soltanto questo pizzico di sensibilità che ci permette di cogliere nel domestico la lontananza. Cioè per me, che ho lavorato in diversi paesi del mondo, la scoperta è stata questa: più si è fedeli alla propria terra, più si è dentro la propria domesticità, più si è dentro la propria lingua e la propria cultura, e più si riesce a incontrare la cultura dell'altro, la dimensione vitale dell'altro. È d'accordo? Sì, penso che più c'è radice, più si può guardare fuori. Mi veniva in mente che in Alaska si va a cercare l'anima, Goethe veniva nelle colline toscane a fare altrettanto. Altro bel posto per altro cercare bel l'anima. Posto. E mi viene anche in mente che da qualche anno, non da moltissimi anni, in Italia c'è una pubblicistica, una letteratura, anche si sono tradotti per esempio molti libri di viaggio, che è una tradizione anglosassone direi, che in Italia non ha mai avuto tanto fortuna e che invece cominciano tanti editori, piccoli e grandi, stanno pubblicando questa letteratura di viaggio, che forse anche questo è un segnale di una molti del passato, anche sono molto molto interessanti. E forse un segnale anche di una nuova sensibilità. È stato citato Goethe, e mi ricordo una frase brevissima solo. Goethe dice: se vuoi conoscere la poesia, vai nella terra del poeta. Bene, io voglio tornare un attimo al collega Gianni, che ha fatto un'affermazione che è quasi una provocazione per un collega, e cioè hai detto lì si trova l'anima. L'hai trovata? Diciamo che mi ha aiutato in un mio cammino interiore, ma forse trovare
per trovare interamente e profondamente la propria anima non basta una vita. E ora vediamo come finisce il viaggio del collega Gianni in questa spedizione nei ghiacci dell'Alaska. Di casette di legno, qualche grosso edificio di evidente uso comune, la pista candida di un piccolo aeroporto. Il villaggio eschimese di Anatovy Pass occupa parte di una larga spianata proprio alla fine della catena montuosa del Brooks Range che abbiamo appena attraversato. Sullo sfondo, a nord, non ci sono più montagne. Da qui comincia l'immensa spianata del North Slope, centinaia di chilometri di tundra battuta dai gelidi venti polari e che arriva fino all'Oceano Artico. Qui vivono gli eschimesi Nunamut, parola che significa il popolo della terra. Sono gli unici eschimesi che in questa zona abitano l'interno delle estreme regioni dell'Alaska del Nord. I loro parenti più vicini abitano nei villaggi sulla costa dell'Oceano Artico e insieme si chiamano Inupiat, che tradotto significa popolo vero, persona vera. Tra il 1940 e il 1950 i Nunamut smisero di essere nomadi e si insediarono stabilmente qui, ad Anatovic Pass. Ben presto la cultura e l'economia degli uomini bianchi cominciarono a cambiare profondamente la vita di questi eschimesi. Si fece strada la lingua inglese al posto dell'antico Yupik, ma non sono mutati i caratteri fondamentali di questa gente, tendenzialmente allegra, disponibile, quasi in contrasto con un fisico che si è adattato nei millenni alla durezza del clima e a una terra così selvaggia. Da generazioni le famiglie Nunamut si raggruppano in tribù ed il senso di coesione è fortissimo. Nella vecchia tradizione rientra anche un sistema di adozioni di neonati tra famiglie vicine o imparentate tra loro. L'emigrazione è ancora un fenomeno poco diffuso. I Nunamut non intendono perdere nessuno dei loro giovani per vederlo entrare in quella che chiamano la società dei bianchi o in qualche famiglia non di loro gradimento. Ora ad Anatovy Pass vivono circa 250 persone, ma il tasso di natalità sta diminuendo. Da tre generazioni i Nunamut sono presbiteriani. Nel villaggio ci sono una chiesetta, un piccolo cimitero sulla classica collina, un pastore e alcuni anziani diaconi. Ma resiste il vecchio concetto eschimese che tutto vive, anche la roccia, la neve, il turbinio del vento e che tutto ha bisogno di rispetto. Oggi la vita di tutti gli eschimesi dell'Alaska del Nord dipende in gran parte dal North Slope Borough, creato 25 anni fa quando, nella baia di Prudhoe, fu scoperto il petrolio. Evento fondamentale per la vita di questa gente, nel bene e nel male. Il North Slope Borough ha lo scopo di aiutare tutti gli eschimesi Inupiat che abitano questa terra. L'ufficio corrisponde agli eschimesi fondi derivati dai diritti concessi all'uomo bianco per l'estrazione del petrolio. Molti eschimesi hanno venduto terre all'ufficio e in cambio sono stati creati servizi e strutture per la comunità. I fondi, molto generosi, finanziano scuole, sanità, caccia e pesca, la tutela ambientale, la polizia locale, c'è una stazione in ogni villaggio, fino a tutti i più moderni servizi, dai trasporti nei villaggi a quelli aerei, l'unico vero contatto con il resto del mondo. Grazie al denaro delle compagnie petrolifere, ora le case dei Nunamut sono moderne, con elettricità e ogni tipo di elettrodomestico, compreso, e non è una battuta, il frigorifero per mantenere grosse scorte di cibo. Esistono naturalmente anche attività e proprietà private, come ad esempio un piccolo ostello con cucina, ma anche con partecipazioni in imprese edili. Nel piccolo emporio del villaggio, i Nunamut possono trovare dai cibi ai vestiti di foggia occidentale, dalla cartoleria agli attrezzi da lavoro, proprio come in un moderno supermercato. È forte il senso dell'aiuto reciproco tra questa gente. Solo la collettività, e non il singolo, da millenni può far fronte alla fame e alla morte sempre in agguato nel Grande Nord. Now you are Y&C. Now are you are A&C.
Una delle meraviglie del villaggio è la scuola, un edificio grande e modernissimo, frutto evidente dei dollari provenienti dal North Slope Borough. C'è tutto, dall'asilo all'ultimo anno delle superiori, ed è tutto gratuito, dai quaderni in su. E sono proprio i bambini dell'asilo a festeggiare più calorosamente gli ospiti venuti dall'Italia. Gli insegnanti sono 10, 9 bianchi e uno che cerca di far sopravvivere lingua e cultura Inupiat. La struttura, inaugurata 12 anni fa, fa parte del distretto scolastico di maggiore estensione di tutti gli Stati Uniti, per un totale di 2.000 studenti in tutto il North Slope. Gli allievi possono contare anche su 60 computer, uno ogni due ragazzi, e possono interagire con le altre scuole della regione. C'è anche una biblioteca molto fornita, oltre naturalmente ad una grande palestra, dove i ragazzi praticano lo sport e dove si svolgono spesso competizioni con gli allievi dei villaggi della costa. Una piscina, costruita ad un livello più alto, viene utilizzata durante l'estate anche per combattere gli incendi. Nella palestra vengono serviti agli alunni colazione e pranzo. La sera, poi, tutte le strutture della scuola sono a disposizione dell'intera comunità. Attorno a un tavolo si raccolgono alcuni anziani che vengono qui a consumare i loro pasti. Tra gli eschimesi è forte il senso di rispetto per gli anziani. Vengono ascoltati su ogni decisione importante da prendere e soprattutto vengono assistiti quotidianamente dal resto della comunità. La salute pubblica è curata da un'altra struttura originata dal North Slope Borough. Nella clinica di Anatovi Pass lavorano 8 persone, integrando l'attività dei medici che, periodicamente, salgono fin quassù da Fairbanks. Attrezzature modernissime per il pronto soccorso, le visite specializzate e tutti i tipi di analisi. Ogni mese qui vengono visitati circa 200 pazienti, colpiti soprattutto da malattie dell'apparato respiratorio. Le donne mettono al mondo i loro figli a Fairbanks, ma se necessario si può far fronte ad un'emergenza qui, nel villaggio. L'AIDS è fortunatamente ancora sconosciuto, ma ha fatto la sua comparsa nei villaggi della costa, attivando una forte campagna di prevenzione. Dallo stretto legame con i cani e le slitte, oggi questa gente vede atterrare e decollare nei propri centri gli aerei che assicurano trasporti e rifornimenti. Ma il contatto con la civiltà dei bianchi non è stato indolore, un contatto reso definitivo dalla costruzione del lungo oleodotto d'Alaska. Per gli eschimesi della zona, con la ricchezza, ha portato anche problemi. Per esempio, sconvolgendo i flussi migratori dei caribù, una risorsa alimentare sulla quale i Nunamut fanno ancora affidamento. E con l'oleodotto sono arrivati centinaia di bracconieri che fanno strage di alci, pecore e caribù. E quello della caccia è un problema al quale i Nunamut restano molto sensibili, come ci conferma Paul Hugo, una sorta di capovillaggio ad Anatovic Pass. Oggi il problema più grosso che dobbiamo affrontare è il nostro diritto alla caccia, il diritto di portare il cibo alle nostre famiglie, il diritto di procurarci pellicce. Da 6 anni ci sono riserve dove non possiamo cacciare. Abbiamo detto al governo degli Stati Uniti che noi siamo arrivati qui prima di loro. Non è stato Cristoforo Colombo a scoprire gli eschimesi. Anche i giovani non sembrano particolarmente attratti dalla civiltà dei bianchi. L'oleodotto non ha prospettato nuovi modelli di vita. Un solo abitante di Anatovi Pass lavora nel settore del petrolio o del metano. Gli altri non intendono trasferirsi nelle basi, ma vogliono restare nei loro villaggi, dove hanno una casa, un impiego e vivono anche di caccia. Tramite il North Slope Borough, gli eschimesi amministrano a maggioranza ogni loro attività. Una difesa orgogliosa dal pericolo più insidioso che deriva dal contatto con gli uomini bianchi. L'idea cioè che non vale la pena fare alcuno sforzo, perché tanto c'è il governo che pensa a tutto. E la gente diventa passiva con l'alcol che si diffonde in maniera impressionante. È accaduto per diversi altri popoli, compresi gli indiani d'America. E infatti oggi, ad Anatovi Pass, non fanno circolare neppure una bottiglia di birra. La nostra vita oggi è molto comoda. Abbiamo la televisione, i computer, le automobili, gli aerei. Ma nel fondo del nostro cuore conserviamo strette le antiche tradizioni che ci hanno tramandato i nostri avi. E con queste siamo sicuri di poter sopravvivere a questo secolo, tenendo in vita la nostra cultura. Parliamo del nostro incontro con i Nunamut tornando alle nostre tende, poco fuori il villaggio.
Ci scambiamo impressioni e commenti mentre ci scaldiamo, lontano da occhi indiscreti, rispettosi della cultura locale, con un dito di grappa. Ma è il tempo di pensare anche al resto della nostra spedizione. Dobbiamo proseguire, affrontare la terribile discesa bianca del North Slope. Le nostre slitte recano evidenti danni subiti arrivando fin qui. Le condizioni del terreno, della neve e del ghiaccio che ha iniziato a sciogliersi in anticipo sono proibitive. Prendiamo l'unica decisione ragionevole che impone la situazione con la tristezza che tutto ciò comporta. La nostra avventura con i cani, con le slitte, con Joe Anderson finisce qui, ad Anatuvi Pass. Cercheremo di raggiungere l'Oceano Artico con altri mezzi, più adatti alle mutate condizioni climatiche, ad una primavera che si sta imponendo prima del suo tempo. Ma ciò che abbiamo fatto ci riempie comunque di orgoglio. Festeggiamo comunque e improvvisiamo un brindisi davvero inusuale a 40 gradi sotto lo zero. Se fossimo riusciti a non far ghiacciare lo spumante, ci eravamo detti, sarebbe stato il segnale che un giorno saremmo tornati qui e abbiamo potuto bere. Ci vediamo, Alaska! Abbiamo visto un brindisi e mi pare ben augurante per il collega Gianni, quindi tornerai in Alaska. Molti volte auguri. Lo spero. Ecco, e che cosa hai imparato da questo viaggio? Innanzitutto i limiti di una persona. Uno scopre i propri limiti, però riesce anche a fare dei piccoli passi avanti. Vorrei ricordare anche l'operatore e il collega Giorgio Salomon, che ha condiviso con me, oltre ai tre ragazzi, naturalmente protagonisti di questo speciale, però che ha condiviso con me questa avventura, anche momenti difficili, e diciamo anche il suo contatto umano mi ha aiutato nei momenti più duri. So che ha rischiato oltretutto, è caduto più volte, volta almeno nell'acqua. Almeno una volta, sì, è caduto con la motoslitta, che era molto più pesante. Di rimanere congelato. Di rimanere, sì, congelato, di bagnare tutto, anche il carbone e il petrolio che ci sarebbe servito per scaldarci la sera. Certo. Ma queste motoslitte, perché noi non le vediamo, no? Cioè, questo è uno degli aspetti, diciamo, della televisione, cioè della finzione cinematografica. Queste motoslitte su cui voi viaggiavate interferivano in qualche modo con queste slitte intrainate dai cani? Perché noi abbiamo visto una fotografia che ci descriveva appunto il rapporto tra i cani, i cani e l'ambiente e questi tre ragazzi. Assolutamente. Il motore, il rumore del motore. No. Noi con queste motoslitte cercavamo di tenerci ben distanti dai cani e ci servivano unicamente per spostarci e lavorare, far lavorare Giorgio con la sua telecamera. Quindi nessun contatto, nessun disturbo ai cani. Quindici, come vedi il futuro di questa terra? Ma vedendo queste strutture di casa, mi ricordo un viaggio negli anni 50, tra il 50 e il 60, mi ricordo bene, più vicino al 60, in Alaska, in Canada, dove i canadesi, con grande spirito di cooperazione, offrivano agli eskimesi le case. E mi ricordo che allora il problema era grave, in senso negativo, perché per un verso moralmente non sembrava giusto che un paese che si stava sviluppando avesse una popolazione, tra virgolette, primitiva, che dovesse vivere ancora delle tende, però il dramma era anche che questa popolazione, quando entrava nelle strutture che fissavano, radicavano, della gente che radicata non voleva essere, avevano dei grossi problemi psicologici e proprio anche fisici, per esempio di una moria per tubercolosi che era sconosciuta prima agli eschimesi. Ritengo nel segreto era un po' in questo che si è visto che qua il villaggio è tutto loro. Là era un tentativo, e anche quello devo dire era nobile in partenza, cioè di non creare un reparto indigeno, un reparto canadese. Era proprio la volontà, il tentativo di mettere insieme anche i bambini a scuola. Forse però questo era un grosso errore, proprio perché l'eschimese ha sempre avuto questo carattere. Questa terra verrà risparmiata dagli uomini? La terra, non lo so, che gli eschimesi come cultura autoctona, a parte dei fatti museali, siano destinati come tante culture primitive a essere assorbite in un magma uniforme, io temo, o perlomeno l'esperienza di 40 anni di viaggi mi fanno supporre che
dare loro resistenza sia perduta, proprio per una loro debolezza, malgrado queste isole dove però sostanzialmente anche tutto questo denaro che stanno ricevendo è una cosa magnifica e giusta da un certo punto di vista, è una tragedia da un'altra. E quindi si è dato l'alcol, la caccia, loro hanno la caccia nell'animo. Io ho discusso con gli eschimesi con questo, a Prudhoe Bay, ma andavano a caccia, avevano due cartucce perché erano poveri, avevano ancora l'arco e la freccia, avevano l'arpione, e adesso hanno le armi, manca poco che le balene sparano con i bazooka, se potessero comprarle lo comprerebbero. Allora tutto questo, non so, poi soprattutto l'alcol, ecco, adesso si fa il possibile, sono autolimitazioni, ma è peggio, è un dramma peggiore che la droga nei paesi occidentali, perché agisce poi su un nucleo molto piccolo, molto ristretto, ed è una grande perdita. Professor Mazzetti, qual è la prima regola, il primo dovere di un viaggiatore? Molto difficile dire, non so se esistono regole precise. Io più o meno cerco di essere attento, direi, avere quel minimo di rispetto che si deve in presenza dell'altro, ecco. Questo rispetto, direi, aggiunto ad una curiosità e direi anche a una forma, penso al Vagabondo di Charlie Chaplin, che secondo me è un'opera molto seria, sia per l'animo che probabilmente per i vagabondi. Questo essere attenti a se stessi di fronte agli altri, quindi questa attenzione alla relazione, che è anche una relazione con l'ambiente, con il verde, con i colori, con le cose, con gli oggetti, con i cibi, che è la storia di nuove relazioni. Questo mi affascina del viaggio. Ecco. Onorevole Milandi, mi vergogno un po' a farle questa domanda. È più facile camminare sui ghiacci dell'Alaska o nel guado della politica, del quotidiano politico? Non ho una risposta. Probabilmente continua a essere più facile camminare nel guado della politica italiana. Nient'altro da aggiungere per questa sera. Ci rivediamo da sabato prossimo. Buonanotte a tutti.